Grande fratello 11, fiori d'arancio per Andrea e Margherita? Ospiti ieri alla puntata di domenica 5, i due piccioncini ex concorrenti del Grande Fratello 11 sono apparsi calmi e rilassati, in una parola sereni. Niente più stress da vittoria, da rincorsa al montepremi, da reclusione nella casa, solo sorrisi, sguardi complici e atmosfera zen. Merito del vincitore Andrea Cocco? Può darsi. Domare una cavalla pazza come Margherita Zanatta non deve essere facile. Il bel modello italo-giapponese c'era riuscito un poco all'interno del reality e pare che una volta fuori entrambi le cose siano molto andate migliorando. La coppia, prima discussa e criticata e ora amata e ricercata, sembra avere le idee chiare sul proprio futuro. E nello specifico, idee che potrebbero riguardare un vestito bianco, una lista di regali, una navata da percorrere, insomma, idee prematrimoniali. Fiori d'arancio in vista? Ancora presto, forse per dirlo, ma i due già ne parlano o almeno ci scherzano sopra palesemente. Sappiamo per ora che con i soldi della vincita Cocco vuole comprarsi una nuova casa e non sarebbe una sorpresa vedere spuntare anche Margherita come probabile coinquilina. In più, in una delle ultime ospitate a Mattino 5, è stata lei stessa a voltarsi verso di lui esclamando: Andrea, io ti sposo anche domani, amore mio. Insomma, gli indizi ci sono, per cui non ci resta che attendere lo sbocciare di questi benedetti fiori, augurando alla coppia tutto il bene possibile. Dai, è che i matrimoni ci piacciono!